novità parte proprio su come è stato organizzato il programma. Quest'anno abbiamo avviato una nuova modalità, ovvero una coprogettazione con i ricercatori, che ha visto un loro coinvolgimento attivo e proattivo già a partire da gennaio 2023. Abbiamo chiesto loro di suddividersi in base alle proprie competenze nelle sei aree tematiche che caratterizzano poi il programma, ovvero adattamento al cambiamento climatico, acque sane, suolo e cibo sano, salute, smart cities e neutralità climatica e patrimonio culturale. È stata un'occasione molto importante perché ha permesso tra i ricercatori di dialogare e trovare dei punti comuni per poter strutturare delle attività finalizzate a fornire ai cittadini una visione completa e multidisciplinare degli sforzi scientifici finalizzati alle sfide sociali che l'Europa ha evidenziato. È un traguardo importante perché la notte diventa maggiorenne e, come tutte le grandi feste per i maggiorenni, questa sarà una grande notte. Sarà un momento in cui tantissimi ricercatori e ricercatrici degli Atenei torinesi, quindi dell'Università di Torino, del Politecnico, ma anche persone che lavorano nei musei della città, negli istituti di ricerca, si incontreranno e incontreranno i cittadini per spiegare loro che cosa fanno nel loro tempo di ricerca, che cosa scoprono, su che cosa lavorano. Il programma è stato strutturato con uno sforzo collettivo di tutti i ricercatori dell'Università di Torino, del Politecnico di Torino e di tutti gli altri centri di ricerca che operano sul territorio per avvicinare i cittadini alla scienza e per renderli partecipi.